working in the lab late one night, when my eyes beheld an eerie sight. For my monster. Dimmi che le sono tutte. Tre orizzontali. Uguale. Il cane del drago. Canino. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. He did the monster mash from my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. Lei va to get a jolt from my electrodes. They did the monster mash. It was a graveyard. Quattro verticali. Il letto del drago. Ma portanato. Secondo te la fidanzata del drago ha letto come? Ma è una sanguisura. The scene was rocking, all were digging the sound. He got on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive. The vocal group, the crypt kicker five. Un bicchiere d'acqua. It was a graveyard smash. Volevo solamente un po' del resto. They played the monster mash. Out from its coffin, Drax's voice did ring. Seems he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my transylvanian whiz? It's now the monster mash. And it's a graveyard. Che tipo di televisione preferisce il drago? It's now the monster mash. Drax a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to do. When you get to my door, then you can monster mash. And do my graveyard smash. You'll catch on in a flash. Then you can Cosa c'è? Guarda, ho visto il drago su un cavallo. Vedi che razza è? Ovviamente non lo sanno. Impetuous young boy. E Tino. Notizia sensazionale. Il nostro Tino Modena è andato ad intervistare il fantasma Borlone. A te la linea, Tino. Grazie Gianni per la linea. Oggi sono qui per la mia intervista impossibile con il fantasma Borlone. Buonasera fantasma, mi dica cosa si prova ad essere morto? E ormai sono morto. E sono cosa? Ma non ho capito. Ma perché il bollone? Perché mi ha visto. Ma mi scusi, lei di che cosa è morto? Dalla risata. A te la linea, Gianni. Ma c'è, tu non hai che tu non intervistavi un fantasma, non può essere. Dracula, la vampiro dal nero mantello, di notte tu stucchi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, la coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà. Non farmi uno spiritoso, qua arrabbiarti e darti pure un acciappone.
il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, benvenuti a questa edizione del TG. Notizia straordinaria, perché il nostro Tino è andato a fare la fotografia. Non la so. Grazie Gianni per la linea, sono onorato questa sera per la mia intervista. Oggi intervisterò il fantasma Burro. Allora, signor fantasma, buonasera, mi dica. Mi dica, smetta! Dracula, Dracula, Dracula. C'è lo giacco, va? Mantello. Quello giustamente è il ciclo, ma è Mauro Fiu. Le cose che sono di giovane. Dracula, Dracula, pensiero. Quegli anziani lati scarsi. Tu puoi lamentare i bambini. Le mamme, le nonne, i non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione.